Ciao a tutti, ben ritrovati sulla nuova diretta. Scusate, sto attivando tutti i dispositivi anche per la diretta di oggi. Ah, vediamo se riesco a fare tutte le inquadrature giuste. Ok, intanto come al solito aspettiamo che iniziano a collegarsi i partecipanti alla diretta di oggi. Vi ricordo che oggi la diretta è dedicata al gatto, al mondo del gatto, e in particolare l'argomento di oggi sarà i comportamenti particolari, bizzarri nel gatto. Perciò, se volete partecipare durante la diretta, scrivermi qualche comportamento strano del vostro gatto, cercheremo di analizzarlo insieme durante il video e quindi di capire meglio vedo ecco, nei post quali sono le domande più frequenti relative a comportamenti un po' strani, bizzarri. Nel frattempo che arrivano tutti, ciao a tutti intanto a chi si sta unendo alla diretta, e mi presento velocemente, mi chiamo Simona Bosio, sono consulente felino, quindi aiuto le persone quando hanno problemi con il proprio gatto e sono anche educatore cinofilo e mi occupo di toilettatura cane e gatto. Ogni giovedì pomeriggio alle 2:30 facciamo questa diretta dedicata al mondo del gatto. Potete seguirla su alcuni gruppi Facebook oppure sul canale YouTube che trovate cercando Simona Bosio oppure Play Dog and Cat con la E commerciale. Ok, chiusa la solita presentazione di routine, direi che siamo in tantissimi oggi e iniziamo subito con i comportamenti bizzarri del gatto. Vediamo, io mi sono fatta, come vi ho detto, una piccola lista, poi partecipate anche voi, scrivetemi pure qualche comportamento bizzarro. Ecco, ultima cosa, vi ricordo che a volte i commenti dei gruppi Facebook non li vedo durante le dirette. Se vedete che non vi rispondo, vi risponderò in un secondo momento, finita la diretta. Purtroppo non ci posso fare niente su quello. Dicevo quindi, iniziamo. Allora, vediamo che cosa mi sono segnata. Ecco, un comportamento alquanto bizzarro e che non tutti i gatti fanno, e che quindi quando una persona ha il gatto che lo mette in atto, un po' si preoccupa anche, ovvero quando il gatto sbava durante le coccole, in particolare mentre di solitamente il gatto fa la pasta, fa tante fusa e nel frattempo sbava tantissimo. Io avevo un gatto che lo faceva e a volte mi ritrovavo letteralmente l'avambraccio tutto bagnato di bava, e, al che ecco, è un comportamento abbastanza frequente, però non lo fanno tutti i gatti e quindi a volte spiazza un po' il proprietario. Semplicemente questo gesto dello sbavare è ovviamente un comportamento istintivo, non c'è nulla di preoccupante, nulla di patologico. Assolutamente, è un comportamento legato al gatto qua, al gattino piccolo, quando veniva allattato dalla mamma. Scusate, oggi ho qualche problema di connessione, scusate se va via ogni tanto la linea. Dicevo, quando il gattino veniva allattato, che cosa succedeva? Quando il gattino è piccolo, 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 va a fare la pasta sulle mammelle di mamma gatta e al contempo ha una salivazione in bocca perché ha un'aspettativa di mangiare, di ciucciare il latte, quindi mangiare. Questo istinto, diciamo, si può ripresentare in età adulta quando appunto il gatto ripropone il gesto di fare la pasta, che è sempre legato al momento dell'allattamento quando era piccino, picciò, e al contempo ha questo riflesso di iniziare a salivare e quindi a sbavare. Alcuni gatti si mettono anche a ciucciare. Ciucciano proprio di solito l'angolo dell'avambraccio, oppure il maglione, oppure in qualche comunque piega della pelle, in qualche punto che possa ricordare la mammella di mamma gatto. A proposito del comportamento di fare la pasta, non mi dilungo perché più o meno penso che sia talmente comune che sappiamo tutti che deriva appunto dal gattino che deve stimolare la mammella. Comunque, per chi volesse approfondire, sul canale YouTube trovate anche un video dedicato solo a questo comportamento. E, ecco, quindi spiegato così il comportamento se il vostro gatto vi sbava addosso, ma proprio a gocce addirittura alcuni gatti, mentre vi fanno le coccole, non hanno nulla di problematico alla bocca, è soltanto proprio un riflesso ancestrale legato a quando il gattino ciucciava il latte. Sono un po' più furbi, diciamo, più furbetti dei cani, almeno da quello che ho potuto vedere nella mia esperienza, paragonando il lavoro di educatore cinofilo con quello di consulente felino. E quindi quando capiscono che un comportamento funziona, lo rimettono in pratica e lo perfezionano. Un esempio tra tutti è il gatto che gratta le porte chiuse. Tanti dicono il gatto odia le porte chiuse.
Sì, è vero, nel senso che provano, diciamo, ad aprirle grattando, verificano che al proprietario dà fastidio che il gatto gratta sulla porta e che quindi ottengono quello che vogliono, perché il proprietario apre la porta, poi spesso e volentieri il gatto se ne frega, cioè non voleva andare di là, voleva solo che la porta fosse aperta, capisce che questo tipo di comportamento attira l'attenzione del proprietario, che già è una cosa positiva dal punto di vista del gatto, e in più gli fa ottenere quello che vuole, cioè aprire la porta, e quindi lo rimette in pratica. Perciò, piangono come bambini, direi che si possa riferire, immagino, a un miagolio particolare. I gatti hanno sviluppato tantissimi tipi di vocalizzi da quando vivono a stretto contatto con l'uomo, i particolari per piagnucolare, diciamo così, per ottenere ciò che vogliono. E più capiscono che una cosa funziona, più capita una volta che gli abbiamo dato retta e hanno ottenuto ciò che vogliono, più rimettono in pratica quel comportamento e lo perfezionano di volta in volta per arrivare prima all'obiettivo. Quindi sono dei gran furboni i gatti, quasi tutti. Anche uno dei miei lo fa, ma è anziano. Immagino che ti riferivi, ma al fatto di sbavare. Ecco, sì, non c'entra comunque il fatto di sbavare durante le coccole se il gatto è anziano o giovane, perché le coccole, poi ne ho avuti altri due che non sbavavano così tanto, non sbavavano sempre, ma a volte sì, a volte no. Però ecco, è una cosa abbastanza frequente, ma poco conosciuta, quindi pochi sanno, diciamo, da che cosa deriva questo comportamento. Ok, ogni tanto controllo i commenti così da non perdermeli. Quindi passiamo a un altro piccolo argomento. Era per terra, sul pavimento, non all'interno della terra, della lettiera. Questo comportamento qua è ovviamente per il gatto. È un ipotetico scavare nella terra che è ovvio non ce l'ha a disposizione perché sta grattando sul pavimento, quindi di solito piastrelle, marmo, quel che l'è. Però perché? Allora, nel caso di ciotole di cibo, che è il caso più frequente direi in assoluto, è perché avanza del cibo. Cavoli, me lo fa anche Jody, non sono ancora riuscita a riprenderlo, però prima o poi lo riprendo così poi ci faccio un video dedicato. In pratica il gatto annusa, sente del cibo e non ha fame in quel momento, perciò che cosa fa? Decide di coprirlo con la terra. Ovviamente la terra non c'è, quindi il gatto ci prova a coprirlo e poi se ne va. Nella sua testa, diciamo, comunque ci ha provato, ecco, a coprirlo, è già abbastanza. Alcuni gatti tendono a perdere questo comportamento verificando ogni volta che non riescono effettivamente a coprire la benedetta ciotola di cibo, oppure Jody ce l'ha talmente radicato come comportamento che me lo fa anche se cade un pezzetto di pizza ai bambini, perché lui lo annusa, va lì e inizia a scavare di fianco e lo fa imperterrito, quindi qualsiasi cosa che trova da mangiare in giro, anche se c'è la crocchetta che è saltata fuori dalla ciotola vicino, niente, lui la deve coprire, e a volte anche con la ciotola, dipende da come gli gira. Però dicevo, alcuni gatti perdono questa abitudine perché capiscono che possono sforzarsi quanto gli pare, il pavimento non è terra, non riescono a coprire. Altri gatti, come il mio Jody, niente, insistono ripetutamente, insomma, ce l'hanno talmente forte come comportamento che ci provano in ogni caso. A volte questo comportamento può essere messo in atto anche con l'acqua, in quanto comunque è una risorsa e quindi il gatto può provare a coprirla in un momento in cui non gli serve, quindi in cui non ha sete, l'acqua comunque resta lì e vedendola come una risorsa a disposizione di altri, il gatto potrebbe provare a coprirla per nasconderla. Dopo leggo il nuovo commento. Invece, lettiera, perché alcuni gatti grattano al di fuori della lettiera e non all'interno? Qua ci sono due casi. Alcuni gatti grattano sia all'interno della lettiera, ma poi vogliono essere probabilmente talmente sicuri di aver coperto bene che escono dalla lettiera e grattano anche fuori sul pavimento. Perché per loro la priorità è non avere le zampine a contatto con quello schifoso substrato di sabbietta che gli abbiamo messo. È ovviamente una questione di preferenza individuale. Però si riconosce quando la causa di questo comportamento è proprio quella perché il gatto farà i bisogni senza coprirli all'interno della lettiera. Quindi li fa, scappa fuori dalla lettiera il più velocemente possibile e poi gratta al di fuori dalla lettiera per terra. Quindi lui, diciamo, nella sua mente, anche qui, lui sta coprendo i suoi bisogni. Poi non succede nella realtà perché in realtà uscendo dalla lettiera fuori non c'è nulla con cui coprire, ma lui lo fa, mette in atto comunque il gesto e nella sua mente lui è a posto.
perché vi ricordo anche che i gesti che vengono compiuti quando il gatto fa i bisogni, cioè entrare nella lettiera, annusare, girare un attimo intorno, scavare un pochettino, fare il bisogno e coprirlo, è proprio un set di comportamento preimpostato nel gatto normo comportamentale, che quindi viene messo in atto cioè un'anomalia in questo set comportamentale. Bisogna capire appunto qual è. Solitamente è spesso la sabbietta poco apprezzata dal gatto. Intanto leggo i commenti. Uno dei miei ha imparato che miagolando ottiene tutto e insiste fino all'esasperazione. Ecco, chi ha bambini piccoli, tipo me, capisce perfettamente lo schema comportamentale, nel senso che con poco, e da un momento che bene o male non è che ha molto altro da fare nella propria vita, soprattutto su un gatto che vive solo in appartamento, perché no? Perché non insistere finché non ottiene quello che vuole? E quindi alcuni gatti appunto insistono tanto, un po' come ho detto prima, per apprendimento, mettono in atto un comportamento tra virgolette fastidioso per noi, vedono che funziona una volta e poi lo ripetono all'infinito e lo perfezionano, lo rendono sempre più sfiancante per noi, così che ottengono quello che vogliono. Molto, molto logico da imparare. E come ho detto all'inizio, i gatti sono abbastanza furbi, quindi sempre se avete altri argomenti per le dirette da propormi, scrivete nei commenti o scrivetemi in privato, che così anche io ho nuove idee da affrontare. Vediamo, passiamo a un altro argomento. Ecco, restando in tema lettiera, vi è mai capitato di avere un gatto che, questo lo possiamo osservare di più se abbiamo la lettiera aperta, adesso capirete perché, che si mette praticamente in bilico con le zampe, tipo equilibrista, sul bordo della lettiera, in modo che i bisogni vadano effettivamente dentro la sabbietta, dentro la lettiera, ma che lui non la tocca con le zampe. Oppure in alternativa, perché ci vuole un po' tanto equilibrio per stare proprio in bilico sul bordo, oppure ci sono due varianti. Una, che il gatto sta con le zampe posteriori sul bordo della lettiera, le zampe anteriori fuori dalla lettiera, quindi comunque il sedere è all'interno e i bisogni li fa dentro, oppure ancora solo le zampe posteriori stanno dentro la lettiera, le zampe anteriori si tengono in equilibrio sul bordo della lettiera, o ancora c'è una terza variante, il gatto sta tutto fuori dalla lettiera, ma molto molto vicino, cioè per lui, diciamo, nella sua testa in realtà è praticamente dentro la lettiera, però nella realtà, nella pratica, non lo è. Tutti queste variabili di comportamento indicano quasi sempre che il gatto odia quella sabbietta. E quindi, un po' come dicevo prima, del gatto che esce velocemente e copre una volta che è uscito dalla lettiera, il gatto cerca di avere il minimo possibile contatto con la sabbietta che stiamo utilizzando. Ed è per questo che cerca di stare in bilico, oppure del tutto fuori, ma vicino alla lettiera, perché lui vorrebbe farla nella lettiera. Non coprono i bisogni, quindi fanno cercando di stare appunto più o meno dentro la lettiera e poi se ne vanno schifati. Ecco un secondo, scusate, comportamento legato a odiare la sabbietta: il gatto che va dentro la lettiera, fa i propri bisogni, scappa fuori tutto stizzito e inizia a fare così con la zampina per liberarsi il più velocemente possibile di tutta la sabbietta rimasta lì, magari un pochino appiccicata lì. Una delle migliori, anzi per adesso la migliore in assoluto che mi è capitato di testare, quella della Almonatur, è una sabbietta finissima e quindi molto molto apprezzata dai gatti. Purtroppo è anche molto costosa, quindi la utilizzo quando c'è qualche problema di pipì fuori dalla lettiera, la faccio usare per un certo periodo, poi si sostituisce con una lettiera sempre molto fine, a grana fine, che di solito sono le più apprezzate dai gatti. Perciò ecco, osserviamo anche il nostro gatto, se notiamo uno di questi comportamenti da equilibrista o comunque che vediamo che evita di avere contatto tra la sabbietta e le sue zampe, ecco, è molto probabile che significhi che il gatto odia quella sabbietta lì, non gli piace, non vuole averci nulla a che fare, anche se ci prova comunque ad andare poverino nella sua lettiera a fare bisogni. Vediamo il gatto invece con tutte e quattro le zampe e la fa fuori. Solitamente però può essere che il gatto semplicemente sbaglia la mira.
perché esiste anche questo, cioè il gatto è totalmente dentro, quindi probabilmente non ha problemi a toccare il substrato, la lettiera, però manca la mira e la fa fuori per sbaglio. Lì potresti provare comunque a utilizzare o una lettiera, di solito appunto sono lettiere aperte, perché in una chiusa il gatto fa fatica a mettersi sul bordo, se c'è lo sportellino non può proprio, se non c'è lo sportellino deve proprio beccare il buco. Dicevo, o lettiera chiusa, provare a usare, oppure una lettiera aperta ma con i bordi rialzati. Ce n'è una versione molto comoda, magari poi vi metto il link in descrizione, così che ecco, il gatto non ha molto spazio di manovra per cui uscire col sedere, ha soltanto un bordo corto in cui potrebbe uscire e magari non esce più. Bisogna un po' un attimo trovare la quadra. Un'altra cosa che si può fare è mettere una lettiera aperta, molto grande, in uno sgabuzzino minuscolo e non avere neanche lo spazio per girarsi a fare i propri bisogni. Perciò in generale, a meno che non abbiamo un gatto piccolino, è meglio usare sempre una lettiera molto grande per dare spazio di manovra al gatto. Sì, perché in effetti si mette nell'angolo, ok? Prova a cambiare tipo di sabbietta e tipo proprio struttura di lettiera, prendere una molto grande e provare o chiusa o con i bordi rialzati in modo che non possa uscire il sedere fuori. Vediamo un altro commento. La mia impressione è che più che odiare la sabbia odia il fatto che la stessa lettiera la usa anche un altro gatto, quindi la vorrebbe di suo uso esclusivo. Sì, può essere. Come se seguite i miei video saprete che la convivenza problematica tra gatti è il secondo problema più diffuso in assoluto, a parte la pipì fuori dalla lettiera, che a volte deriva dal problema di convivenza comunque tra gatti. Perciò sì, può essere. Se abbiamo l'impressione che il nostro gatto non voglia andare nella lettiera o comunque lo trova fastidioso perché non va d'accordo con un altro gatto di casa che usa la stessa lettiera, mettiamo una seconda e, se possiamo, anche una terza lettiera a disposizione, in modo che è ovvio, l'altro gatto può comunque usare tutte e tre le lettiere, non è che possiamo isolare una lettiera da uno dei gatti, però quantomeno c'è più scelta. Ce n'è già parlato, il gatto di mia mamma piace giocare nella sabbietta della lettiera. C'è un modo per togliergli questa abitudine. Non sei la prima, perché avevo letto anche di un altro posto, oddio, magari era il tuo, del gatto che giocava dentro la lettiera. Allora, non esiste un modo per impedire al gatto di fare una cosa, cioè meccanicamente, a meno che non la fa in un posto dove non ci deve andare, ma nella lettiera il gatto noi vogliamo che ci vada, per altri scopi, ma vogliamo che ci vada, quindi non possiamo assolutamente rendere la lettiera un luogo negativo, quello da escludere. Possiamo lavorare su un, diciamo, un controcondizionamento, un condizionamento in altro ambiente, nel senso che se va a giocare nella lettiera nessuno gli dà retta, neanche per sgridarlo, però dovete dargli retta, e invece dobbiamo accentuare tantissimo il gioco, il divertimento al di fuori della lettiera, quindi in un'altra zona, possibilmente ben lontana dalla lettiera, usando giochi, erba gatta, erba gatta spray, erba gatta essiccata, giochini di erba gatta. L'erba gatta io la uso molto, non so se si è capito, è molto 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 positiva e stimolante per i gatti. Giochini, coccole, tutto quanto lontani dalla lettiera. Quando va nella lettiera non deve succedere nulla, a giocare intendo, non deve succedere nulla di negativo, se no potrebbe non usarla più neanche per i bisogni, però non deve succedere neanche nulla di positivo. Quindi niente sgridate, niente attenzioni, niente di niente, non lo cagate proprio di striscio. E tempo, quindi dovete un attimo pazientare, nel frattempo dartegli una pulita con le salviette e via andare. Ciao a tutti, intanto a chi si collega. Sofia, ciao, ma che laurea hai? Non ho una laurea, ho studiato, sono diplomata e certificata come consulente felino, grazie di averlo chiesto. Se hai altre domande più inerenti all'argomento della diretta, scrivi pure. Ciao, dei miei 7 gatti, 2 hanno questi comportamenti. Uno fa l'equilibrista sul bordo della lettiera e l'altro ci prova ad entrare nella lettiera, ma scappa come spaventato e la fa nei dintorni della lettiera. Invece la pipì la fa nel bidet. Francesca, è probabile che i tuoi gatti non apprezzino la sabbietta che stai utilizzando. Quindi prova a cambiarla, prova al Monatour,
prova a mettere una manciata di erbagatta essiccata all'interno della lettiera mischiata con la sabbietta. Se non si risolve, eventualmente scrivimi, perché vi ricordo sempre che durante le dirette io cerco di dare consigli, ovviamente soluzioni anche, però quando poi ci sono i casi particolari, le consulenze personali personalizzate servono proprio a questo. Se dovessi fare consulenze a tutti voi durante la diretta, non andiamo avanti 3 giorni, ragazzi. Francesco, complimenti, grazie mille. Ciao Simona, 5 gatti e 5 lettiere, più pannolini sotto le lettiere perché una femmina fa fuori tutto. Come fare? Il veterinario dice che lo fa per dispetto perché era una randagia abituata fuori, adesso in casa non si abitua. Roberta, bisogna anche qua, bisogna fare, se hai fatto l'esame per la cistite, eccetera, eccetera. Ragazzi, qua stiamo parlando proprio della pipì fuori dalla lettiera. Ho fatto 2 video e un articolo blog dedicato a questo, poi ve lo linko sotto, perché, ecco, ripeto, se avete bisogno poi di una consulenza esclusiva, individuale, mi contattate, le faccio sia a domicilio sia a distanza telefonicamente e vi do una mano, ma non possiamo fare consulenze durante la diretta, anche perché era dedicata ai comportamenti dalla lettiera. Vi linko sotto poi nella descrizione del video su YouTube gli altri 2 video dedicati a questo problema e l'articolo blog, così prima appunto vedete quelli, leggete quello e poi eventualmente mi contattate per una consulenza in un secondo momento. Invece vi rinnovo l'invito, se avete comportamenti bizzarri da valutare, di scrivermi. Andiamo avanti, quindi abbandoniamo un attimo le lettiere, la pipì e la cacca e andiamo allo strusciarsi contro qualcosa. Allora, chi ha già seguito altre mie dirette saprà che lo strusciarsi con il muso, quindi questa con ormoni di familiarizzazione, ovvero ormoni che utilizzano i gatti, feromoni, per marcare il proprio territorio come appunto il suo ambiente familiare. È anche un gesto di affetto, diciamo così. Il gatto vuole bene alle cose, alle persone, agli altri animali che marca in questa maniera, ma a volte lo strusciarsi è proprio un po' più frenetico. Non so se avete mai provato a utilizzarli, ve li consiglio assolutamente, i cuscinetti contenenti erbagatta essiccata. Magari poi vi metto il link in descrizione anche di questi. Praticamente sono dei semplici cuscinetti di stoffa con dentro erbagatta essiccata di ottima qualità, perché se di scarsa qualità non funzionano. E vedremo il nostro gatto felicissimo che si rotola per terra, eccetera. Sia questi, cioè l'erbagatta essiccata, sia altri materiali, perché mi è capitato che una mia amica mi ha mandato il video della sua gatta che si strusciava contro degli alberi, non degli alberi, dei tronchi di ulivo. Praticamente ci sono delle sostanze che inebriano il gatto, lo stimolano molto positivamente e il gatto inizia a strusciarsi, alcuni sbavano anche dalla felicità, e questa è la tipica reazione di qualsiasi gatto, più o meno. Poi c'è chi preferisce alcuni odori, chi invece non ha nessuna reazione, ok? Però solitamente l'erba gatta essiccata a quasi tutti i gatti dà questo tipo di reazione. E poi appunto, come vi ho detto, alcuni gatti anche con altre sostanze, tipo questi tronchi di ulivo tagliati da poco, quindi con ancora un forte odore. Vorrei prendere un gatto, ma mio marito non è d'accordo, cosa mi consigli? Io dico sempre, questo vale anche per i cani, perché facciamo consulenze anche pre-adozione, sia per gatto sia per cane. Quando si decide di prendere un animale domestico bisogna essere tutti d'accordo. Se ci sono problemi bisogna prima risolverli, cioè problemi, discordanze sulla questione, bisogna prima risolverli, perché altrimenti dopo i problemi possono soltanto peggiorare, o almeno solitamente peggiorano. Intanto grazie mille, figuratevi ragazze, sono a disposizione. Poi, come ho già detto, io cerco di dare consigli, però proprio poi il mio lavoro è essere anche un consulente felino, quindi fare consulenze personalizzate per risolvere, oppure perché semplicemente vuole marcare il proprio territorio. Vediamo che cosa ho segnato. Ecco, comportamento bizzarro quasi sempre messo in atto da cuccioli o da gatti comunque molto giovani e quindi con una grande energia, molto più difficilmente da gatti adulti o anziani. Quando il gatto la sera solitamente improvvisamente
gli prende un momento di pazzia. Di solito capita anche che gonfia il pelo senza che nessuno gli abbia detto niente, fatto niente, neanche guardato. Magari cammina di lato, stile un po' sorta di esorcismo. Corre per tutta casa impazzito, salta sui mobili, può fare un po' tante cose un po' particolari e strane, molto agitato. Insomma, gioca da solo, ma molto correndo velocemente, appunto alzando il pelo, facendo gli scatti, dei balzi, magari vede un ciuffo di pelo o un piumino di polvere per terra e inizia a giocare anche con quello, mentre prima non l'aveva calcolato di striscio. Intanto, perché succede la sera? Questo è un comportamento di sfogo dell'energia, è per questo che lo mettono più in atto. L'organismo del gatto si riorganizza e valuta quanta energia ancora c'è da consumare. Se il gatto è molto stanco, è probabile che non succederà questo tipo di comportamento. Se invece il gatto ha fatto poco durante la giornata, è probabile che succederà. Perché? Perché c'è questa botta di energia da scaricare prima. Canalare l'energia del gatto facendolo giocare, perché alcuni vengono anche a farci gli agguati alle caviglie, e però ecco, nulla di più. Se abbiamo modo, facciamolo giocare. E l'altra cosa è prevenire questo tipo di comportamento, ovvero far giocare il gatto durante tutta la giornata con giochi non solo da fare con noi, che quindi occupano il nostro tempo, ma anche giochi interattivi. E su questo poi vi lascio il link alla guida come giocare con il gatto, che ho scritto personalmente, con tutti i giochi sia attivi, quindi da fare insieme a noi, sia interattivi, che noi possiamo lasciare al gatto da fare da solo, tutti i migliori che ho trovato fino adesso in commercio, così capite quanti giochi ci sono che il gatto può fare anche senza la nostra partecipazione diretta. Intanto leggo gli altri commenti. Cosa vuol dire quando miagola o in giro per casa? Adesso arriviamo al miagolio, un attimo che finiamo. Indemoniati, i miei gatti giocano poco, pigrizia o altro. Ok. Allora, sì, intanto indemoniati, sì, di solito è il termine più usato per definire questo momento di scarico di energie, oppure il mio gatto è impazzito. Si presenta anche nel cane, ma solitamente nel cane dura finché il cane è cucciolo, e una volta passata l'adolescenza è molto raro, quasi impossibile, è molto raro che si presenti. Mentre nel gatto, spesso e volentieri complice il fatto che tanti gatti vivono solo in appartamento, questo comportamento si presenta con frequenza anche quando il gatto è adulto, ma ancora giovane, mentre quando più passano gli anni, più il gatto ha meno energia da scaricare, quindi questo comportamento non è più necessario e si presenta sempre meno. Allora, cosa vuol dire quando miagola in giro per casa? Dipende. Ecco, il miagolio è di per sé un vero e proprio, tra virgolette, ovviamente, problema da valutare, perché ci possono essere molteplici cause. Tipo nel gatto anziano è una cosa che può essere legato anche a una sorta di patologia senile, cioè proprio diciamo demenza senile, anche se non è proprio così grave, però sì, è una perdita di colpi, diciamo così, al gatto anziano. In gatti giovani bisogna veramente capire la motivazione. Mi è che sono capitati un paio di casi e bisogna andare un po' per tentativi, valutare che cosa è proprietario. C'è il gatto che viene lì e ci miagola, vuol dire che vuole qualcosa, vuole mangiare, vuole attenzione, vuole giocare, vuole le coccole, eccetera. Ma in particolare quando il gatto va in un'altra stanza e miagola, allora lì bisogna capire se è comunque una richiesta di attenzioni perché il gatto fa poco durante la giornata, una mancanza di qualcuno, sia che sia un umano che sia un gatto, una mancanza perché noi lavoriamo troppo dal giorno e quindi il gatto sta soffrendo di solitudine. Ci possono essere molteplici risposte e sono proprio casi da valutare con una consulenza, perché bisogna fare mille mila domande e valutare l'ambiente di casa del gatto per capire, per arrivare a capire e fare dei tentativi per risolvere la situazione. Quindi non esiste una risposta certa, ecco, sul miagolio, sul fatto del gatto che miagola, soprattutto se va in un'altra stanza a miagolare, quindi non dove siamo noi fisicamente. I miei gatti giocano poco, pigrizia o altro. Allora, sul fatto che giocano. Ok.
Il gatto che gioca poco. Allora, spesso e volentieri mi è capitato, quando sono andata a fare consulenze, proprietari che mi dicevano: il mio gatto non gioca, oppure appunto gioca poco. E poi provavo a fare giocare il gatto giocava. Quindi c'è da capire una cosa: il gatto, se da solo, tra l'altro, non c'è un altro gatto, intendo, in casa, o almeno non c'è un altro gatto amico, perché se c'è un altro gatto ma si ignorano a vicenda, non vale, non conta. Il gatto magari non è stimolato, semplicemente. È anche per quello che ho scritto la guida, come giocare con il gatto, per far capire tutto quello che si può fare per rendere più interessante la vita del proprio gatto attraverso tutti i giochi a disposizione attualmente. E cosa succede? Un gatto, magari appunto che è poco stimolato con i giochi, ha la casa a disposizione, ma il toppino che c'è per terra fermo, se non lo lanciamo noi, il gatto, o almeno tanti gatti, quasi tutti i gatti, non ci giocano. Perché? Perché il toppino è fermo, ma il gatto viene stimolato dal movimento. Invece, cosa possiamo fare? Sicuramente mettere a disposizione tanti giochi interattivi per quel gatto che noi definiamo pigro, ma che magari pigro non è, è solo che non ha i giusti stimoli. Quindi tanti giochi interattivi, tanti stimoli anche con erba gatta, che come ho detto prima è un forte stimolante positivo, e alla fine delle piume. Le piume ho notato essere le più stimolanti in assoluto, oppure dei nastrini. Anche i nastrini vengono molto apprezzati da tanti gatti. E andiamo a giocare, ma come andiamo a giocare? Se abbiamo un gatto pigro, dobbiamo andare un pochino a infastidirlo, quindi gli facciamo andare la piumetta vicino all'orecchio, sotto sulla pancia, vicino alle zampe, qua sotto al mento, insomma, o sul sedere, tutte zone in cui il gatto deve muovere la zampa. E ricordiamoci che far giocare il gatto non è necessariamente fargli fare salti acrobatici in giro per casa, ma anche soltanto fargli muovere la zampina, così il gatto sta già giocando. Ok, chiudiamo un attimo questo argomento perché appunto chi vuole approfondire, poi c'è la guida, in generale anche qui è un comportamento un po' poco bizzarro, il gatto che gioca poco. Il mio gatto miagola in un'altra stanza, poi arriva con qualcosa in bocca. Perfetto, ecco, questo comportamento qua è invece un chiaro segnale di una comunicazione. Il gatto ti sta dicendo: voglio giocare, punto. Qua non c'è nessuna interpretazione particolare da fare, perché questo è molto chiaro il messaggio. Grazie per i consigli, figurati, sono qua apposta. Allora, ecco, un argomento che ho affrontato anche ieri durante la diretta dedicata al cane, che verteva sempre sui comportamenti bizzarri del cane in quel caso, perché se puntiamo il cellulare o una macchina fotografica contro il gatto spesso gira la testa, socchiude gli occhi, dà dei segnali calmanti, perché il gatto si sente a disagio a vedersi puntare addosso un oggetto con cui non è che non ha familiarità di per sé, ma dice: ma perché cavolo me lo metti a 20 centimetri dal muso? Quindi comunica il proprio disagio, perché vorrebbe che quell'azione non succedesse, cioè che noi non gli puntassimo addosso il cellulare, macchina fotografica, quel che le è, mettendo in atto dei segnali calmanti, che cerca che la camera si gira da una parte o dall'altra. Socchiudere gli occhi è un comportamento che non solo i gatti mettono in pratica come segnale calmante, ma apprezzano se lo mettiamo in pratica anche noi, ovvero chiudere un pochino gli occhi così, molto con calma, ecco, non così, mi raccomando, ma così. È un forte segnale calmante per i gatti. Noterete che ci sono gatti che, se sono un po' spaventati da noi, se mettiamo solo in atto già questo comportamento di socchiudere gli occhi, si tranquillizzano una minima. Perciò dicevo, quest'altro segnale calmante, mentre cerchiamo di fare una foto, quasi tutti lo mettono in pratica. Girare le orecchie all'indietro è una forma di, anche qua, comunicazione di disagio, di apprensione, di preoccupazione lieve, ovviamente. Che il gatto dice: che cavolo questa macchina fotografica davanti alla mia faccia? Se non andarsene proprio. Anche sbadigliare è un segnale calmante, alcuni gatti appunto lo fanno se gli puntiamo addosso il cellulare, oppure, come dicevo, andarsene via e ciao, quindi non abbiamo più il nostro soggetto per la foto. Come invogliare invece il gatto a guardare verso la fotocamera? Il consiglio per il cane era usare una fetta di salame, o comunque qualcosa di buono da mettere subito sopra la fotocamera. Come
con il gatto, certo, può funzionare anche del cibo molto apprezzato, ma sappiamo che i gatti tendono ad essere più schizzinosi del cane, meno golosi, perciò con alcuni può funzionare, con altri no, ma il rimedio perfetto per fare la foto al gatto con degli begli occhioni aperti, sull'attenti, le orecchie su, è o fare dei versetti molto acuti, tipo così, oppure prendere la nostra piumetta, la nostra cannetta con piumetta, posizionarla dietro al cellulare, muoverla e vedremo che il gatto subito si mette sull'attenti a guardare che cosa abbiamo. Ok, quindi adesso avete il segreto per fare delle bellissime foto al vostro gatto che non apprezza la macchina fotografica. Poi vediamo, intanto vi rinnovo l'invito se avete comportamenti bizzarri, però basta problemi di pipì fuori dalla lettiera. Scrivete nei commenti. Vediamo invece che cosa ho segnato ancora. Ecco, i gatti che mordono durante le coccole. Comportamento bizzarro perché? Perché uno si aspetta che se il gatto è venuto a chiedere le coccole, noi lo coccoliamo, che sia felice. Invece, dopo qualche secondo, o nei casi più fortunati, qualche minuto, questo tipo di gatto ci morde le mani o ci graffia, anche ci tira una zampata. Perché? 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 Allora, la mia conclusione, poi sappiate che la certezza non ce l'ha nessuno in mano, ragazzi, finché i gatti non parleranno, possiamo comunque andare per ipotesi quanto più plausibili e logiche possibile. Dicevo quindi, la mia ipotesi è che i gatti sono molto sensibili a livello di cute, quindi quando li tocchiamo, e alcuni gatti lo sono di più degli altri. Perciò cosa succede? Il gatto vive una sorta di conflitto. Viene a cercare le coccole perché ci vuole bene, piace ricevere le coccole, ma la sua sensibilità cutanea lo porta a irritarsi velocemente durante le coccole che gli facciamo. E adesso lo sto vivendo in prima persona perché Jody, mannaggia lui, è uno di questi gatti. Dopo un tot di coccole cambia atteggiamento di poco prima di mordere. Quindi è difficile a volte capirlo. Ovviamente più conosciamo il nostro gatto, più lo capiamo, lo anticipiamo e possiamo smettere di fare le coccole prima che ci morda la mano o per quel gatto. I più comuni sono tensione muscolare o irrigidimento in generale. Gatto che cerca di andarsene, quindi comunque decide che il momento coccole è finito e se ne va lui, oppure tira indietro le orecchie mentre prima le aveva rilassate, insomma che non è più del tutto tranquillo e rilassato. A quel punto la nostra manina la fermiamo e ce la mettiamo sul fianco e non tocchiamo più il gatto. Tanti gatti, se riusciamo a anticiparli, non mettono in atto questo comportamento, sono felici, cioè riescono a tornare a un equilibrio emozionale senza morderci e magari stanno anche lì, non vogliono essere più toccati, ma stanno lì in braccio o di fianco sul divano, insomma lì in nostra compagnia. Invece, ecco un piccolo appunto perché questo è importante, se insistiamo. Come a dire, no, padrone sono io, devi farti coccolare, otterremo esattamente l'effetto contrario, cioè che il gatto ci morderà molto prima e chiederà sempre meno le coccole. Quindi per ottenere l'effetto giusto dobbiamo noi riuscire a stopparci il prima possibile, capendo che il nostro gatto è così, è particolarmente sensibile, non lo fa con cattiveria e non è psicopatico perché prima chiede le coccole e poi ci morde. È una spiccata sensibilità che lo porta a vivere un'irritazione, nonostante che in realtà le coccole gli piacciono. Beh, Antonella è un modo di vedere molto poetico, effettivamente, questo segnale calmante. Ricambiare il gatto che socchiude gli occhi per il gatto è indice di amicizia, di sicurezza e non fonte di disagio, quindi fonte di benessere, di serenità. Quindi sì, è un bel modo di vederlo, carina come citazione. Allora, altre cose che mi ero segnata, vediamo, vediamo, vediamo. Aspettate che non sono andata bene in ordine con i commenti. Ecco, in generale, visto che prima l'ho citato, alzare il pelo, ovvero la piloerezione viene chiamata. I gatti la mettono in atto molto molto velocemente e molto più di frequente rispetto al cane. Infatti tutti penso abbiamo presente il gatto che magari sul corpo è anche normale il pelo, ma la coda gli è diventata tutta vaporosa col pelo tutto dritto.
Perché viene messo in atto questo comportamento? Forse tanti di voi lo sanno già, il gatto generalmente lo mette in atto per sembrare più grosso e quindi affrontare una minaccia, che si traduce solitamente in una persona che gli sta facendo paura, oppure un altro gatto, un altro cane. Quello che tanti non sanno è che la filoerezione può avvenire anche per altri motivi, quindi può avvenire se il gatto semplicemente si spaventa anche solo per un rumore improvviso, ma anche un odore che lo mette a disagio forte, allora vedremo il pelo che inizia ad alzarsi, o se l'emozione è improvvisa che all'improvviso si spande, e può metterlo in atto anche per una forte eccitazione, quello che ho citato prima, durante i suoi sfoghi di energia serali, un gatto giovane. La filoerezione viene data anche proprio emozionalmente, quindi non necessariamente un'emozione negativa di per sé. È un po' come noi che ci viene la pelle d'oca, perché altro non è che la pelle d'oca, ragazzi, in pratica. Ci viene la pelle d'oca quando guardiamo un film molto emozionante. Ecco, al gatto vedremo il pelo alzarsi. Perciò un'emozione forte, solitamente legato appunto alla paura, allo spavento o all'eccitazione. Non invece come per noi alla commozione, diciamo, all'amore, eccetera, perché in quei momenti lì invece il gatto non provoca questo tipo di emozione, non provoca la filoerezione nel gatto. Ecco, non riuscivo a elaborare la frase. Quindi giusto per un chiarimento su quello. Ecco, un altro comportamentino bizzarro che potrete aver visto se il vostro gatto ha modo di vedere uccellini. Quando il gatto guarda fisso fuori dalla finestra, solitamente, perché sennò se li va anche a prendere, se non c'è una finestra di mezzo, guarda fisso, appunto, solitamente un uccellino fuori dalla finestra e inizia a fare con la bocca una cosa così. Io non sono molto brava con le imitazioni, spero che si capisca. Se qualcuno di voi l'ha visto fare, di sicuro lo riconosce. A volte fa anche un piccolo mugolio legato a questo tipo di battere i denti. Perché lo fanno? Praticamente si è osservato questo comportamento ed è come se il gatto voglia vivere l'esperienza dell'acchiappare con l'uccellino che vede fuori dalla finestra, e automaticamente gli scattano i muscoli della mandibola. È proprio, ecco, una sorta di visione futura che riesce ad azzannare quell'uccellino lì. E ovviamente non potendolo rincorrere, perché, ripeto, è un comportamento classico del gatto che sta dietro una finestra dentro casa e al di fuori vede un uccellino che si muove, e non potendo davvero andare a prenderlo, metto di caccia vedendo la preda al di fuori. Vediamo, ho sognato ancora. Allora, mi sembra, ecco, un comportamento invece, lo fanno anche se vedono delle mosche, vero Michela? Brava. Sì, un'altra cosa non mi era venuta in mente, può capitare se la mosca è in casa e il gatto non riesce a raggiungerla, quindi magari è un punto in alto o al di fuori, ecco, della finestra, allora il gatto mette in atto questo comportamento qua. Solitamente se la preda è raggiungibile dal gatto, questo comportamento qua magari si verifica nel mentre tra un agguato e l'altro, ma in realtà poi il gatto si mette più attivamente a raggiungere la preda se ne ha la possibilità. Lo fanno anche con le mosche, sì, avevo letto, ok. Bravissima Michela, che mi hai suggerito anche questo accorgimento, questa indicazione in più. Invece, comportamento preoccupante, assolutamente preoccupante, per cui bisogna andare immediatamente al veterinario se il gatto va a cognificare un problema neurologico. E quindi dobbiamo appunto andare subito al veterinario a fare i dovuti esami. Altri comportamenti invece che spesso sono preoccupanti, è ovvio, li cito, però ovviamente mi sembrano abbastanza logici: se il gatto salta e perde l'equilibrio. Almeno io fino adesso, le volte che mi è capitato, il gatto aveva sempre dei problemi, salta e non riesce a saltare, si aggrappa, insomma, o cade all'indietro, non ha più l'agilità. Solitamente può avere la febbre, può avere un'infezione, ecco, qualcosa comunque legato. Finito la lista di quelli più particolari che mi sono venuti in mente. In generale, se c'è qualsiasi comportamento anomalo, molto particolare, di cui non capite,
diciamo che un esamino al veterinario non fa mai male, tipo scuotere la testa, appunto grattarsi, spelarsi, leccarsi tanto tanto fino a spelarsi, eccetera, eccetera. Facebook a che cosa era riconducibile? Perché non avevo mai sentito prima. Il gatto che ha paura di stare sul pavimento. Ve lo spiego un attimo, non so se, ditemi se a qualcuno di voi è mai capitato, quindi se sapete già la soluzione, tra virgolette, a questo problema. Il gatto fino al giorno prima camminava tranquillo per casa, dal giorno dopo è terrorizzato da mettere i piedi sul pavimento, i piedi, le zampe sul pavimento, quindi vive al di sopra del pavimento, sul tavolo, sui mobili. Se cerchiamo di metterlo a terra si terrorizza e scappa via indemoniato, eccetera, eccetera. Intanto rispondo a un commento, voglio vedere se qualcuno di voi lo sa, scrivetelo nei commenti. Quindi lo riprendiamo tra un momento questo comportamento. Cioè io ho proprio la gattina che mi morde se gli faccio le coccole. Ecco, questo comportamento l'abbiamo già parlato adesso. Ho fatto anche un video dedicato al gattino che morde, però per gioco. Mi sembra che non l'ho messo quello delle coccole ancora, però devo avere il tempo di farli questi video, mannaggia ragazzi, ma lo farò sicuramente prossimamente. Cosa la soluzione? Vabbè, ve la dico, ok? Il gatto quando ha paura, ma veramente terrorizzato, di stare sul pavimento, e ovviamente non l'aveva mai fatto prima, è probabile che abbia le pulci. Questo, ripeto, l'ho scoperto anch'io un giorno leggendo un post, leggendo le risposte, mi sono incuriosita, ho detto, ma possibile, che cavolo c'entra avere le pulci col fatto di stare sul pavimento? Così sono andata a cercarmi in lungo e in largo post, forum, notizie su internet, qualsiasi cosa sull'argomento e ho scoperto che effettivamente in tantissimi casi è vero, il gatto ha le pulci, somministrando l'antiparassitario e io ho fatto anche un video dedicato alle pulci, poi magari ve lo metto in descrizione, quindi disinfestando diciamo tutto l'ambiente dalle pulci, il gatto magicamente tornava a camminare sul pavimento come se nulla fosse. Comportamento veramente particolare, vedete, c'è sempre qualcosa da imparare anche per noi che siamo professionisti nel settore, sappiatelo, ecco, adesso sapete una cosuccia in più. Leggiamo intanto nuovi commenti. Ho un gatto che da anni fa i bisogni fuori dalla lettiera, soprattutto feci sul letto, lo copro con dei teli o sui vestiti, su dei bisogni fuori dalla lettiera. Ti linko, Francesca, come ho già detto prima, gli altri video, l'articolo blog dedicato ai bisogni fuori dalla lettiera, alla pipì in particolare. Poi se ci sono casi specifici, ragazzi, sono sempre a disposizione per una consulenza individuale personalizzata, questo è il mio lavoro, quindi contattatemi pure. Rita, ho preso una gatta randagia incinta che scuote la testa, ho messo gocce per alcuni giorni, ma ancora fa così. Ho messo le gocce, spero che te le abbia date il veterinario facendo una verifica sulla gatta, degli esami del cerume per verificare se ha acari o se c'è un'otite in corso, eccetera. Veterinario, ragazzi, assolutamente io non sono veterinaria, non mi spaccio per veterinaria, sappiatelo. Quindi tutto quello che io, tra virgolette, prescrivo nei miei piani di intervento sono sempre rimedi naturali e non prevedono cura di niente, di patologie, di malattie, di niente, di niente. Io mi occupo della sfera comportamentale, no di quella fisica patologica. Okay, quindi Rita, veterinario. Ho due gatti, uno e 4 anni, e la notte dopo le 3 a turno miagolano dando fastidio in vario modo. Perché? Allora, il gatto che ci sveglia al mattino presto, durante la notte, eccetera, ho dedicato un video, Gatto Sveglia, cercatelo, Gatto Sveglia Simona Bosio, cercatelo, lo trovate sicuramente, perché penso che sia l'unico, sul canale YouTube lo trovi. Ci sono svariate. Allora, la motivazione solitamente è che il gatto fa poco durante la giornata e quindi durante la notte sappiate che i gatti tendenzialmente sono più attivi durante la notte, tutti dormono, ma se non gli facciamo scaricare abbastanza energie durante la giornata, spronandoli con i giochi interattivi, eccetera, eccetera, ovviamente durante la notte i gatti hanno ancora energia e cercano in qualche maniera di giocare, solitamente venendo a disturbare noi, oppure di mangiare se non hanno sempre il cibo a disposizione, eccetera, eccetera. Anche qui. Ecco, capire il perché sicuramente è molto utile in generale, questo vi dico, per le consulenze anche, però a volte il perché specifico non è che si trova esattamente, come ho detto prima, si ipotizza andando con gli indizi che abbiamo a disposizione, la gestione del gatto, il carattere del gatto, eccetera, eccetera, però poi bisogna andare a capire
come risolvere il problema, e a volte sappiate anche che si va a tentativi, perché la sfera comportamentale non è matematica, e quindi noi andiamo per tentativi, ovviamente sempre specifici, non è che andiamo a tentativi così generali, ok? Perciò, ecco, dopo Claudia ti linko comunque il video dedicato alla gatto sveglia, ormai la chiamo così, comportamento, e eventualmente, se no, poi ci sentiamo individualmente. Ok, Rita, quindi mi hai scritto sì, mi presumo che le gocce appunto te le ha date il veterinario, niente, lì comunque c'è da sentire il veterinario. Di solito il gatto che scuote la testa o si gratta ha problemi, appunto i più classici sono acari o otite, oppure bisogna indagare più a fondo comunque con il veterinario in ogni caso. Allora, scusate, sto leggendo i prossimi commenti, tra poco dobbiamo chiudere la diretta, eh? Intanto, qua scrivono, se divorzio prendo il gatto, va bene, divorzia pure e prendi il gatto, mi sembra un'ottima soluzione. Allora, preciso che il gatto inizialmente era con un'altra famiglia, è stato riportato al proprietario, proprio loro lo hanno tenuto poi. Ragazzi, Francesca, come ho detto, non possiamo fare una consulenza in diretta, anche perché abbiamo ancora 4 minuti circa. Grazie, riferirò. Il gatto non è il mio. Ah, ok, ok, scusa, ho letto adesso il tuo ultimo commento, Francesca. Perfetto, riferisci pure, io sono sempre a disposizione per consulenze. Claudia, figurati, dopo spero che il video sulla gatto sveglia ti sarà utile. Allora, ragazzi, abbiamo ancora pochi minuti, mannaggia, quelle del gatto sono sempre più movimentate come dirette rispetto a quelle del cane, quindi se avete ancora qualche comportamento bizzarro particolare di cui volete conoscere il significato, scrivete adesso. Vi ricordo che se mi avete scritto durante la diretta e non vi ho risposto è perché alcuni commenti non me li fa vedere Facebook e quindi rispondo in un secondo momento sotto nei commenti post diretta. Vi ricordo anche che questo video lo trovate sul canale YouTube cercando Play Dog and Cat con l'aio commerciale oppure cercando Simona Bosio, il mio canale, e sotto nella descrizione a breve, dopo la diretta, metto tutti i link utili che ho citato durante il video. Vi ricordo anche che ovviamente, come ho già detto più volte, sono disponibile per consulenze personalizzate individuali sia a domicilio, io opero su Milano e Monza Brianza. Vi ricordo infine che ogni giovedì alle 2:30, salvo eccezioni, teniamo queste dirette dedicate ad argomenti sempre molto interessanti, e per avere sempre nuovi argomenti scrivetemi pure sia in privato sia sotto nei commenti se avete qualche argomento da proporre, ok? Se no vado io, scelgo io ogni volta. Intanto controllo l'ultima volta gli appunti, se mi ero. Ah, ecco, ultimi sacchi, come i cani fanno grooming, che significa pulirsi semplicemente con la lingua, e se vogliono bene a un altro essere vivente, che sia un altro gatto, un cane o noi, possono prendere a leccare, quindi fare allo grooming, ovvero leccare l'altro essere vivente, diciamo, noi in questo caso, e è una dimostrazione di affetto. Quindi vuol dire che il nostro gatto ci vuole bene e viva. Ok, ragazzi, in continuazione sulla parete di vetri e armadi. Beh, saltare è una cosa che fanno tanti gatti. Tanti gatti sappiate che amano vivere in alto, tenere sotto controllo il loro territorio. Tanti di voi lo sapranno già. E bisogna un attimo capire i dettagli, perché di per sé che i gatti amino stare in alto non è un problema. Si lecca in continuazione fino a togliere il pelo, invece questo è un problema, Simona. Significa eccessivamente, è sempre un problema. Può essere un problema a livello fisico, quindi visitare il veterinario assolutamente per escludere parassiti, patologie e quant'altro, dermatite, ecco. Altrimenti, se il gatto è perfettamente in salute, consulente felino per valutare se c'è qualcosa che procura stress cronico al gatto e che quindi causa questo leccamento eccessivo. E quei gatti chef si leccano dopo che li abbiamo carezzati. Sì, a volte i gatti si leccano dopo che li accarezziamo noi, li accarezza altre persone, o dopo che gli facciamo il bagno, gli passiamo una salvietta umidificata, qualsiasi cosa, insomma, che toglie il loro odore, che va a coprire il loro odore, si leccano per rimettere il loro odore addosso. Quindi anche qui molto semplice, non è che ci schifano, ok?
è che sono gatti che hanno bisogno di sentire il loro odore e tolleranno poco avere odore di altre persone, di altri esseri viventi, quindi altri gatti, piuttosto che odori chimici, per quello ho citato le salviette umidificate che usiamo spesso, o lo shampoo, shampoo a secco, o profumazioni, insomma, qualsiasi prodotto di toilettatura. Alcuni gatti dopo si devono leccare tutti dalla testa in età, quindi io vi saluto perché vi ho già detto tutte le informazioni prima e ci vediamo settimana prossima. Grazie mille a tutti per avermi seguito, è stata una bella diretta. Alla prossima e buona serata. Ciao ciao!